Vogliamo un'Italia neutrale. Aspetta, lo metto io. Vai. Vogliamo un'Italia neutrale, perché la nostra Costituzione ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Perché la guerra in Ucraina è iniziata con l'espansione ad est della NATO, anni 90, e non vorremmo finisse con un conflitto nucleare devastante per il pianeta e per l'umanità. Perché da decenni in Ucraina sono stati investiti miliardi di dollari per formare politici, per addestrare e armare militari e milizie, per sostenere partiti, giornali, radio, TV, per mettere in atto il colpo di Stato di Euromaidan a Kiev 2014, perché in Ucraina i russofoni e gli ucraini dissidenti, i loro partiti, le loro associazioni sindacali e chi dava loro voce da molti anni sono brutalmente attaccati e repressi dalle autorità suprematiste di Kiev, perché la fine dei rapporti diplomatici, economici, commerciali e culturali tra Russia e paesi europei conviene solo agli Stati Uniti. Perché siamo stufi di pagare le guerre NATO con tagli allo Stato sociale e spese in armamenti. Perché l'Italia conosce bene la democrazia NATO, legacy, strategia della tensione. Per questi motivi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, traditore del suo popolo, prosecutore della linea suprematista del collaborazionista nazista ucraino Stefan Bandera, capo delle Waffen-SS Galizia contro l'URSS e la cui nascita il 1 gennaio è dal 2019 festa nazionale per voto parlamentare, garante degli interessi sovranazionali euroatlantici, in Italia non è il benvenuto.